Dottore, io sono positivo, ancora non ho il medico di fiducia. Noi siamo bene. E la bambina, quando ho fatto il tampone, stava meglio. Ha detto un po' più intasata. Io ho fatto il tampone sabato 14 e sono risultato positivo. La provincia di Lodi purtroppo è stata colpita in modo durissimo dalla pandemia. Tutte le istituzioni hanno svolto un'attività di controllo e di organizzazione molto importanti. Si sono sviluppate le attività sanitarie attorno all'ospedale e da ultimo abbiamo ritenuto di realizzare presso la sala operativa della prefettura un avamposto per i medici di base. Serve a dare delle risposte immediate ai cittadini che spesso si trovano in una situazione di ansia per la questione ovviamente Covid, anche perché a marzo purtroppo sono stato ricoverato anch'io in ospedale. È importantissimo che il paziente venga chiamato e risentito. Aspetti che la contatta il medico di base, se però vede che suo padre sta peggio e la saturazione scende ancora, a quel punto deve contattare il 112 per trasportarlo in ospedale. Questa signora ha i suoi genitori che stanno male, sono anziani e non è riuscita a contattare il suo medico di base, quindi la chiamata è stata girata a noi e adesso compiliamo la scheda e cerchiamo di contattarla a noi, la collega, e vediamo di insomma aiutare i genitori di questa signora nel meglio possibile. L'emozione è ogni giorno, quando ci troviamo tutti coinvolti in un'emergenza tale che contemporaneamente colpisce tante persone che richiedono una mano, e l'empatia psicologica, spirituale è una terapia. Ho sentito dei genitori di una bambina che aveva avuto un contatto stretto all'asilo e volevano sapere come si dovevano comportare. In quel caso cosa devono fare? La bambina sta in isolamento per 14 giorni, oppure nel caso in cui fosse possibile si prenota un tampone al 10° giorno e poi può rientrare in comunità se è negativo. Il medico di medicina generale è tempestato di chiamate, sta facendo un lavoro ambulatoriale di visita che non bisogna cancellare. Siamo convinti ed ottimisti che questo servizio darà dei buoni risultati e probabilmente potrebbe essere anche adottato su tutto il territorio italiano.